insomma, in settimana si è parlato molto della partita di domenica, si è chiesto un cambio di mentalità, insomma, rispetto alle ultime prestazioni su campi importanti, anche se insomma, a Napoli il Parma ha fatto molto bene. Ti chiedo un tuo giudizio sul clima che si sta respirando intorno alla squadra e poi anche sulle tue condizioni di forma. Per quanto riguarda la squadra, siamo penso, in un momento veramente ottimo, il gruppo è molto unito, siamo tranquilli, siamo consapevoli delle nostre capacità e sappiamo che stiamo migliorando partita dopo partita. Quindi adesso affronteremo sicuramente una squadra forte, in un campo difficile, però la nostra voglia è quella di andare a vincere e di fare una buona prestazione, quindi poi vedremo lì. Per quanto riguarda me, penso di aver fatto una buona partita, il primo tempo stavo bene, il secondo tempo un po' sono calato perché non giocavo da un po', però sono contento, di essere più giocherò, secondo me meglio starò, quindi vedremo domenica. Poi ti chiedo anche una curiosità prima di passare la parola a un collega, dopo qualche mese dal ritorno in Italia, ti è mai venuto in mente di chiederti ma chi me l'ha fatto fare? Non per quanto riguarda il calcio, no, per l'ambiente, insomma, anche intorno al calcio, tutte le polemiche che spesso ci sono, che magari... Allora, per quanto mi riguarda dovremmo migliorare tanti aspetti, ma ripeto, che generalizzano un po' l'Italia, poi non sono io qui sicuramente a giudicare, perché ognuno la pensa a modo proprio. Però dove stavo prima vivevo bene, e qui io sto bene comunque perché sono uno che si sa adattare e mi piace fare esperienze in generale anche degli aspetti negativi, cerco sempre di dare il positivo, quindi per quanto riguarda me io sto bene anche qui, ci mancherebbe. Ciao Paolo Grossi, però restando al lato tecnico, tu vieni da 4 anni di estero, la Serie A l'hai bazzicata proprio a pizzichi e bottoni e bocconi prima di tornarci. Come l'hai trovata e soprattutto come te l'aspettavi, le difficoltà tecniche, tattiche? Sì, beh, è difficile, sicuramente con la crescita degli altri campionati adesso i campioni si ridividono un po', quindi non sono tutti in Italia come una volta quando io ero ragazzino, ma sono divisi per i vari campionati, però è difficile adesso, secondo me è più difficile rispetto a prima perché le squadre si sono livellate e quindi non si sa mai, non c'è un risultato scontato come ci poteva essere una volta, adesso tutte le partite sono diciamo col punto interrogativo. Pronti via, potevi fare il primo gol in campionato la domenica scorsa, tra l'altro con una curiosità, ti sei fatto l'assist da solo, è abbastanza strano. Sì, infatti mi sembra strano pure a me, dopo quando mi sono girato nessuno voleva sta palla, era una buona occasione, forse troppa voglia di far gol in quel momento, volevo spaccare la porta, invece poi alla fine mi è uscito un tiro, diciamo, preso male, molte volte quando la prendi male qualcuno lo stesso, invece a me è una dell'altra, quindi dai, spero comunque che la divi presto, perché comunque nell'attaccante fa sempre piacere, io sono uno che gioca molto per la squadra, però ogni tanto qualche golletto di soddisfazione personale non guasta, quindi spero che già dalla prossima arrivi. L'ultima domanda riguarda le dichiarazioni di Leonardo sulla vostra partita di Milano, e lui si era molto arrabbiato, adesso andate a giocare sul campo di un'altra grande squadra, perché questa Lazio è sicuramente molto forte e infatti lotta là davanti con le prime. Bisognerà dargli anche la dimostrazione di un approccio diverso alla partita. Tu hai già detto vorremmo andare a vincere, poi un conto sono i proclami delle vigilie, un conto è come ci si mette in campo, come si interpreta la partita poi. Sì. Beh, sicuramente per quanto mi riguarda, penso anche la squadra, perché abbiamo un'unica mentalità e voglia, non penso che volevamo andare a Milano a fare una figura come abbiamo fatto, oppure andare lì a perdere. Perché sicuramente quando entri in campo vai per vincere, poi... Voglio dire, non è sempre domenica. Quindi con la Lazio, ripeto, la partita è difficile, però noi andiamo lì per fare risultato. E la mentalità, secondo me, è anche dovuta al fatto che stiamo adesso iniziando a migliorare anche come squadra, sicuramente sarà positiva. Però il campo è quello che parla, vedremo. Intanto con l'ottimo Parma mi ricollego al discorso di una tua valutazione personale. Qual è il tuo bilancio di questi primi mesi qua a Parma, al di là dell'ultima partita, insomma, degli ultimi giorni? Per me, secondo me,
qui era già da un bel po' che mancavo e poi dopo mi conoscevano i pochi, tra virgolette, ero dimenticato quasi. Ho fatto una buona preparazione, dovevo dimostrare al mister che potevo far parte appunto di questo gruppo e per quanto mi riguarda e quanto poi ho ascoltato dal mister, lui è contento delle mie prestazioni. Poi dopo comunque è arrivato anche Sergio con Hernan, siamo un pacco di attaccanti importanti, quindi non è facile sempre giocare, bisogna, e anche a me, anche se a me piace molto che ci sia concorrenza tra i giocatori, perché vuol dire che poi durante la settimana devi dimostrare. Quindi adesso, oltre, ripeto, al lavoro che sto facendo per la squadra, che comunque è un lavoro che di solito devo fare con il fisico che ho, se dovessi iniziare a fare qualche gol anche sarebbe per me una cosa in più. Di Parma Today. Ritornando un attimo alla partita di domenica, cosa temi di più della Lazio? E quanto può aiutarvi il fatto che una squadra come la Lazio appunto ha giocato ieri? Allora, la Lazio è migliorata tanto perché ormai adesso è, diciamo, completa in tutti i settori del campo, quindi anche i cambi giusti, quindi comunque pure avendo giocato ieri in campo ci saranno sempre 11 giocatori secondo me all'altezza della situazione del nome Lazio, quindi secondo me dobbiamo fare una partita nostra, dobbiamo cercare, ripeto, di imporre il nostro gioco e poi si vedrà, non dobbiamo pensare tanto a loro, perché comunque loro sono una squadra ormai completa, hanno dei cambi importanti. E parlavi prima di un parco attaccanti piuttosto importante, quello del Parma, in particolare ti chiedo se hai mai sofferto di un dualismo con Crespo. Sinceramente no, anche perché voglio dire, è successo, si è infortunato io in un periodo, poi si è infortunato Hernan, poi Sergio, quindi un po' questo ci ha aiutato, non eravamo tutti e tre sempre disponibili, però ripeto, è una competizione sana che ti porta poi a far del bene, secondo me, basta. Ok.